gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Ed Menichella, la fonte groppa dell'orso, la radura che costeggia l'eremo di Monte Casale, ed è stato un palcoscenico unico per il tuo concerto. Sì, è assolutamente uno dei posti più particolari e più belli dove abbia suonato finora, assolutamente. E la situazione era molto intima, perché comunque eravamo all'interno di una cornice proprio fatta dalla natura, dagli alberi, dalle pietre, da quei piccoli muretti che ci sono, e in più c'era un'illuminazione stupenda, delicata, però molto suggestiva, che alcuni alberi erano illuminati dal sotto con alcune luci, insomma era tutto molto particolare, molto bello. Le canzoni giuste, tu hai detto che hai scelto fra le tue e le cover. Sì, erano, diciamo, le canzoni giuste per me, nel senso che alla fine erano quelle che io reputavo giuste, soprattutto per me in quel momento, nel senso che spesso uno, mi sono accorto che va a suonare, magari fa dei pezzi che pensa siano quelli che lo rappresentano in quel periodo, mentre spesso magari non è così, nel senso che io ho imparato ultimamente a ragionare bene su quello che d'istinto mi va di suonare, nel senso che spesso se no ragioni e ragionando perdi quell'istinto, quell'urgenza di suonare, quindi di fare alcune canzoni che sono quelle veramente giuste per il momento, quindi è questo quello che intendevo, nel senso ho ragionato anche sul fatto che l'ambiente era un certo tipo di ambiente, nel senso che sapendo che era una situazione intima, suggestiva all'interno del bosco, potevo permettermi di fare alcuni pezzi che magari vi sarebbero stati apprezzati più che in un altro contesto, ovviamente. Però al di là di questo, le canzoni ho scelte più che altro in base a quello che era per me in quel momento distinto, urgente, di cui avevo bisogno per esprimermi, ecco, in questo senso. Ci ho ragionato molto in questo senso, che ho usato proprio un ragionamento, non tanto un ragionamento razionale, ma un ragionamento emotivo, ecco. Quindi l'ho scelta così le canzoni. Un tramezzino freddo a un distributore, rientrare in casa senza fare rumore, camminando leggeri per non farli svegliare, un po' troppo cresciuti per farci rimproverare.